Un tavolo di lavoro permanente è stato costituito al comune di Gela tra il distretto sociosanitario di Nove, che ha come capofila la città del Golfo, ed i sindacati provinciali dei pensionati. Il protocollo d'intesa per l'amministrazione comunale gelese è stato firmato dall'assessore ai servizi sociali Licia Abela. Si avvia un processo di condivisione e costruzione strategica di tutti gli interventi che riguardano le politiche sociali ed assistenziali, con finalità di indirizzo delle azioni progettuali rientranti nella programmazione distrettuale, monitoraggio e supporto all'attuazione delle azioni e dei processi di intervento. Un'intesa importante non solo tra il Comune di Gela ma tutto il distretto sociosanitario, che insieme opera in maniera costruttiva nei confronti appunto soprattutto delle fasce più deboli, quindi uno stimolo in più, un controllo in più e una voce in più che si aggiunge a quelle già presenti sul territorio per fare in modo che si possa rispondere in maniera sempre più puntuale e precisa alle esigenze appunto che provengono soprattutto dalle fasce più deboli presenti sul nostro territorio. È chiaro che le prospettive possono essere infinite, soprattutto se commisurate alla possibilità di poter portare avanti dei progetti in maniera fattiva. Questo tavolo si aggiunge ad una serie, ci dà la possibilità di avere appunto uno strumento in più per monitorare costantemente la situazione in maniera sempre più capillare e specifica rispetto alle istanze del territorio. Per le organizzazioni sindacali erano presenti la SPI-CGIL, FNP CISL e WILP UIL. È importante perché stiamo creando un tavolo permanente per le politiche sociali. Abbiamo necessità di creare in ogni comune un welfare su misura d'uomo che dia risposta alle fasce più deboli. Oggi si parlano di nuove povertà. La povertà ce l'abbiamo in casa. Noi come sindacato i poveri li abbiamo tra i nostri iscritti, i poveri li abbiamo tra i vicini di casa e quindi se riusciamo a creare un welfare su misura d'uomo penso che cercheremo di dare delle risposte ai bisogni che vengono posti dalle fasce più deboli del nostro territorio. E oggi il sindaco capofila e gli altri assessori presenti hanno dimostrato sensibilità per creare questo nuovo tavolo e dare queste nuove opportunità. In gioco ci sono i servizi per gli anziani, i servizi per i minori, per i disabili, i servizi per le donne sole, per le ragazze madri. Ci sono servizi che servono a migliorare la vita di queste fasce deboli. Oggi una grande scommessa è quella per il Paese, se il Paese vuole crescere, è quella di migliorare il welfare. Migliorando il welfare noi miglioreremo non solo la vita dei nostri cittadini, ma diamo anche risposte di lavoro, perché il welfare crea anche lavoro e occupazione.